Cominciamo. Facciamo una premessa di 10 minuti sulle caratteristiche geometriche delle coniche, dopodiché andiamo a fare degli esercizi, uno per un'iperbole, uno per una ellisse e l'altro per una parabola. Allora, cominciamo a dare la definizione geometrica di ellisse, parabola e iperbole. Che cos'è un'ellisse? È il luogo geometrico dei punti del piano tali che la somma delle distanze da due punti fissi detti fuochi è costante. Allora, caso tipico, diciamo, l'ellisse canonica ha in genere i fuochi sono messi lungo l'asse X. Allora, come si fa a disegnare un'ellisse? Adesso col computer potete fare un programmino che simula questa cosa, però dal punto di vista meccanico si può mettere, se prendete un filo inestensibile, cioè che si può piegare ma non si allunga, che non è elastico, qui ci mettete un qualcosa che scrive, che può scorrere all'interno del filo. Allora, nel momento in cui voi andate a fare l'ho fatta, diciamo, chiaramente troppo allungata. Ok, possiamo farla un po'. Se io metto in ogni caso comunque mi viene più larga che alta, quindi questa ellisse devo fare un po' più corta, così facciamo un disegno un po' più realistico, insomma. Disegno migliore, ripeto, non sono molto bravo a disegnare. Qui abbiamo i due fuochi, quando giro, mantenendo la cosa si mantiene costante, la somma delle distanze dei due fuochi, cioè la lunghezza di questo punto. Non è bellissimo. Realistico il disegno, però non fa niente. Ora lo fate col computer, lo fate disegnare. Si può dimostrare, si fa un conto geometrico, non è difficile da fare, lo potreste fare anche da soli.
che un'ellisse messa in questo modo, arrivata all'equazione x su a al quadrato più y su b al quadrato uguale 1, dove a è questo semiasse qua, b è quest'altro semiasse qua, ed a, per come stanno messi i fuochi, è maggiore di 1. Ok? Allora, applicazioni pratiche dell'ellisse, per esempio, diciamo che la legge di riflessione ogni diciamo, se voi avete dei raggi che partono dal primo fuoco, si riflettono sull'ellisse e vanno a finire sul secondo fuoco. Questo che cosa fa sì? Per esempio, mi pare che a Ferrara o da qualche parte là vicino c'è una stanza che c'ha la volta fatta ellissoide, che è un'ellisse fatta rotare. E allora, se ti metti, ci sono due punti segnati sul pavimento dove stanno i fuochi, se ti metti là e parli a voce molto bassa, la stanza è molto grande, un'altra persona che sta nell'altro fuoco ti sente perfettamente, perché diciamo le onde sonore si riconcentrano, che partono dalla tua bocca, si riconcentrano nell'altro fuoco. Allora, questa è una, ci saranno applicazioni probabilmente più utili, ma insomma questa è una curiosità. Ok, andiamo a vedere l'iperbole. Iperbole. Allora, la metto come figura sempre con gli asintoti che passano per l'origine. Basta, occhio, i fuochi stanno qua. In genere si mettono sempre sull'asse delle ascisse, ma è comodità. Allora, chi è l'iperbole? Il luogo geometrico dei punti del piano tali che la differenza, stavolta, delle distanze tra due punti fissi detti fuochi è costante. In verità, allora, per esempio, se questi chiamate F1 ed F2 sono i due fuochi, se io sto su, allora, un'iperbole quando mi allontano dalla, diciamo, quando me ne vado all'infinito, quando mi allontano dall'origine, ha due asintoti che sono due rette. Il centro di, diciamo, dove si incrociano queste rette è il centro della conica, il centro dell'iperbola, e in genere il centro per convenzione si mette in, nell'origine. Allora, questo ramo, l'iperbola è una figura sconnessa, cioè c'ha due rami. Su questo ramo di iperbola che cosa succede? Succede che la distanza dal fuoco 2 è più piccola della distanza dal fuoco 1, ovviamente. Vedete, questi punti sono più vicini a F2 che a F1. Quindi cosa succede? Facciamo un esempio, supponiamo che la distanza da F1 meno F2 sia pari a 3. Allora, cosa succede sull'altro ramo? La distanza da F1 meno la distanza da F2 è uguale a meno 3. Cioè, se voi prendete la distanza costante, ottenete solo un ramo dell'iperbole. Se prendete la differenza,
se ci mettete in valore assoluto, allora ottenete tutti e due i rami di B. Ok? Che dove è uguale a una costante, dove è uguale a C ottenete un ramo, dove è uguale a meno C ottenete l'altro ramo. Ok. Questa è la definizione di iperbole, poi vedremo l'iperbole, cioè appunto gli asintodi, è sconnessa. E qual è l'equazione di un'iperbole fatta come l'ho disegnata in figura? L'equazione di un'iperbole fatta così è del tipo y su a al quadrato meno x su b al quadrato uguale, scusate, così, uguale a 1, oppure quello di prima uguale a meno. Per quale motivo? Vedete che la mia iperbole interseca l'asse delle x ma non l'asse delle y? Allora cosa succede? Che quando io metto y uguale a 0 devo trovare le soluzioni, quindi qua ci deve stare il segno più, se no le soluzioni non ci stanno. Se cambio qua segno, non è più questa iperbole, ma sarà un'iperbole i cui fuochi si sono spostati sull'asse di origine. Ok? Per quanto riguarda la parabola, non lo sto a ripetere, questo l'avete visto alle superiori, la parabola è il luogo dei punti equidistanti da una retta fissa detta direttrice e un punto fisso detto punto. Vabbè, scriviamo pure la parola. Oh, quello che voglio dire però è che noi non andremo a scrivere, non abbiamo il tempo di sviluppare la parte geometrica come si deve, e quindi non andremo a scrivere, una volta che abbiamo girato l'ellisse, la parabola, l'iperbole, diciamo, non andremo a scrivere dove stanno i fuochi, chi è la direttrice nel caso della parabola o queste cose qua, cioè non andremo a cioè non mi sarà richiesta la parte geometrica, mi sarà richiesto soltanto di riportare l'equazione all'equazione canonica, ok? Con un movimento di traslazione più una rotazione. Questo perché innanzitutto sono formule standard che una volta che l'avete messa in forma canonica si sa come sono stanno i fuochi, si sa tutto. Quindi uno va, se le trova da qualunque, stanno da parecchie parti. E però a noi interessa questa parte perché è quella più nuova, quella che si può fare con le matrici, cioè partire da un'equazione generica e farti capire se si tratta di un ellisse, una parabola, di un'iperbole, e come sta messa questa figura nel piano e come va ruotata per ricondurla a una figura del genere, spostata e ruotata per ricondurla a una figura del genere. Andiamo a vedere applicazioni pratiche dell'iperbole. L'iperbole, tra l'altro, quando uno fa ruotare una conica ottiene quella che in R3 si chiama una quadrica. Allora se io faccio ruotare un'iperbole, allora, mettiamo qua, sta negli asini, vabbè, le mie qualità di disegnatore sono pessime. Allora se io faccio ruotare un'iperbole, voglio solo aggiungere una cosa, se la faccio ruotare in questo un asse verticale, per esempio, rispetto all'asse verticale, attorno all'asse verticale, ottengo una figura del genere che, con la quale dovreste avere familiarità. Questa qua è un iperboloide a una falda e lo vedete quando guardate a volte alcune ciminiere, per esempio, se ci fate caso, le ciminiere degli impianti nucleari, quelle molto larghe. Avete presente quando andate su a vedere la ciminiera di un impianto nucleare che sta in Francia? Sono molto larghe e sono fatte, hanno un profilo che è fatto esattamente un iperboloide a una falda. Per quale motivo? Ci saranno dei motivi per aumentare il tiraggio, per far sì che... Chiaro? Un'altra figura, un altro posto dove vedete questa figura è in un campo di basket, perché è esattamente la figura che diciamo che fa la retina
del canistro. E tra l'altro questo vi dice una cosa, che questa quadrica, cioè l'iperboloide, è una falda, è una quadrica rigata, cioè qua sopra ci si può appoggiare una rete. Immaginate una retta che gira attorno a un asse verticale, che cosa vi dà? Un doppio cono. Immaginate adesso una retta che fa questo movimento, però il cui punto di appoggio, mentre io diciamo, allora io faccio ruotare, poi il centro lo sposto qui. Adesso qua c'è un anello, su questo anello c'è una bacchetta rigida saldata. Allora faccio ruotare questo anello attorno all'asse verticale, questa retta spostandosi, girando, mi genera esattamente un iperboloide e una falda. Ok? Dice, come facciamo a vederlo, a convincercene? Andate a casa, prendete un mazzo di spaghetti, prendete un pacco di spaghetti, lo girate leggermente. Allora vedete che tutti gli spaghetti si mettono così, vanno a fare esattamente una figura che è un iperboloide non fatto. Ok? Vi faccio osservare che se io facessi ruotare l'iperbole attorno all'asse orizzontale, otterrei un'altra figura che sarebbe un iperboloide a due falde. Okay? Che è una cosa completamente diversa. Quindi, queste cose sono abbastanza ben studiate in geometria. Andiamo a vedere invece la parabola. La parabola mi interessa di più, perché ha più applicazioni pratiche. La parabola è il luogo dei punti del piano y uguale a x quadro, abbiamo. Allora qua avete un fuoco e ci avete la direttrice. Allora questi punti, allora la distanza dalla direttrice e dal fuoco deve essere uguale qua, vabbè, la direttrice non è questa, sta un po' più sopra. Vabbè, deve essere messo in maniera tale che questa distanza qua sia sempre uguale a questa qua. La figura come al solito non è fatta bene. Ok, quindi è il luogo dei luogo geometrico dei punti del piano equidistanti da una retta che si chiama direttrice e da un punto detto fuoco. Allora, nella figura questa dovrebbe essere la direttrice e questo dovrebbe essere il fuoco. La direttrice è orizzontale, il fuoco sta sull'asse delle y per le parabole del piano di equazione y uguale a x quadro. Ok? Quali sono le applicazioni pratiche della parabola? Qua ne avete un bel po' in più. Allora, la parabola ha la proprietà che riflette tutti i raggi che arrivano parallelamente all'asse y, no? Li riflette tutti nel fuoco. Ok? Quindi facciamo un po' meglio la figura. Allora,
a tutti i raggi che arrivano da lì, diciamo, si vanno tutti a riflettere con direzione parallela all'asse delle y, se la parabola ha asse verticale, tutti i raggi che arrivano con la direzione parallela all'asse si vanno tutti a riflettere una volta che applicata la legge di riflessione sulla parabola, vanno tutti a passare a concentrazione fuori. Questa proprietà della parabola la sfruttate, ovviamente questa proprietà la gode anche il paraboloide. Chi è il paraboloide? La figura che si ottiene facendo ruotare la parabola attorno al suo asse. Se prendete un paraboloide ottenete paraboloide, no, perché se no qua c'è scritto sopra parabola e sotto c'è la figura del paraboloide. Non scriviamo però. Allora, scriviamo rotazione parabola mi dà paraboloide. Poi vedremo magari. Ok, allora questa proprietà del, diciamo, la proprietà del paraboloide di riflettere tutti i raggi che arrivano parallelamente all'asse nel fuoco, ce l'avete sfruttata in due esempi enormi che ci avete sotto sotto mano tutti i giorni. Un esempio sono i fari della macchina, lì è sfruttato al contrario. Voi vedete che la superficie del riflettente del faro è fatta a forma di paraboloide, nel fuoco del faro c'è la lampadina. Ovviamente non è neanche così, perché in realtà i raggi che si riflettono non sono esattamente paralleli, perché devono andare a fare un cono, diciamo, si chiama cono, insomma, si devono andare a allargare un po'. Però pensate che la forma deve essere abbastanza precisa, perché quelli lì devono fare il faro deve andare a illuminare esattamente una zona precisa davanti alla macchina. Questo perché da un lato non deve disperdere energia e dall'altro lato non deve andare a abbagliare la macchina di fronte. Quindi i raggi che escono dal faro sono quasi paralleli, e quindi questa superficie si può, diciamo, è molto vicina a essere un paraboloide nel caso del faro. Nell'altro caso che avete a disposizione sotto mano, voi avete il caso della quella che chiamate parabola, perché vi prende i segnali satellitari. Quello è un pezzo di paraboloide ritagliato, però non è ritagliato qua in fondo, in genere è ritagliato di lato, un po' di lato. Infatti, se ci avete fatto caso, la parabola che ci avete sul terrazzo o sul tetto del palazzo o di casa si chiama offset. Diciamo, ci sono due tipi di parabole: quelle offset e quelle prime focus. Quelle prime focus sono quelle che sono ritagliate esattamente qua e sono, se ci fate caso, quando le vedete sono molto grandi, in genere sono messe molto più coricate. Perché viene ritagliato di lato? Esattamente per questo motivo, perché così quando lo mettete sul balcone voi avete un qualcosa del genere. Allora, voi avete qui, avete la vostra casa. Qui avete il satellite, qui arrivano i raggi del satellite, e qui la parabola dovrebbe essere messa, se fosse prime focus, dovrebbe essere messa con l'asse coincidente con la direzione del satellite, quindi dovrebbe essere messa molto collegata, e questo è molto scomodo perché ci si mette l'acqua per vari motivi, perché ingombra. Allora viene ritagliata in maniera un po' lateralmente, in maniera tale che quando l'andate a mettere sul vostro balcone la possiate mettere con un angolo molto più contenuto, cioè non proprio verticale ma quasi. Oltretutto questo genera un effetto abbastanza particolare, per cui
se voi avete un palazzo molto più alto qui, per come è messa la parabola, che è messa quasi verticale, sembra a quelli che guardano da fuori che questo palazzo faccia da ingombro, e quindi sembra che la parabola non possa prendere il segnale. Cioè, sta il palazzo in mezzo, come fa a prendere il segnale? In realtà no, proprio perché il segnale che viene concentrato nel fuoco non viene dalla direzione che voi percepite come ortogonale al piano tangente alla vostra, quella che chiamate parabola, ma è una sezione di parabola, un pezzetto di parabola. Ok, non solo, ma c'è una domanda che non mi ricordo se vi ho fatto già l'analisi 1, ma nel caso ve la ripeto. Dove va a concentrare i raggi la parabola? Li va a concentrare su un cosetto che si chiama qua LNB, che diciamo, riceve. Allora, va a concentrare il segnale, perché il segnale venendo da un satellite è un segnale di pochi kilowatt disperso su milioni di chilometri quadrati, quindi è un segnale molto debole, va concentrato affinché l'LNB possa riceverlo. Ok? Fatto sta che può benissimo capitare che il segnale è sempre fisso, il satellite, la posizione del satellite è fissa, cioè i satelliti che servono per mandare segnali di questo tipo stanno in orbita geostazionaria, cioè significa che si muovono appresso alla Terra, però voi li vedete sempre nella stessa posizione. Quindi, perciò non avete bisogno di muovere la parabola nel tempo, quella che chiamate parabola nel tempo. Però che cosa può succedere? Può succedere che in un certo momento dell'anno il Sole si trovi esattamente sulla stessa linea, allineato, cioè col satellite. A parte il fatto che ci sono centinaia di satelliti, quindi capiterà che il Sole sarà a un certo momento allineato a un satellite. Allora che succede? A questo punto i raggi del Sole vengono dallo stesso punto dei raggi, diciamo dalla stessa direzione dei raggi del satellite, quindi se funzionasse esattamente allo stesso modo i raggi del Sole dovrebbero essere concentrati nell'LNB. Ora vi assicuro che per quanto possa essere, anche se la vostra parabola ha 60 cm di diametro, comunque concentrare tutti i raggi del Sole che incidono sulla parabola nell'LNB farà qualcosa tipo 200-300 watt di potenza, e che più o meno sono il fornelletto che ci fate il caffè. Se la parabola poi è più grande, è proprio come un forno, cioè come un fornelletto dove cuocete la pasta. E siccome l'LNB è fatto di plastica, uno dovrebbe vedere immediatamente sciogliersi. La giornata è una giornata di sole, quindi il sole sta allineato con non ci sono nubi in mezzo, in quel momento dovrebbe sciogliersi l'LNB dopo pochi secondi, dovrebbe squagliare completamente. Ma questo non succede perché? Allora, la risposta è che dipende dalla frequenza della radiazione incidente. Cioè, i segnali che arrivano dal satellite arrivano a una frequenza di circa 10 GHz, che corrisponde a una lunghezza d'onda di 3 cm. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che una onda radio che arriva dal satellite fa esattamente così, c'è una lunghezza d'onda di 3 cm. Ora, se ci avete fatto caso, la vostra parabola ha una certa rugosità, però questa rugosità, se voi ci passate la mano, è minima. Stiamo parlando di qualcosa dell'ordine del decimo di millimetro, ok? Non è liscia, non è a specchio la vostra parabola, ok? Potrebbe anche essere trasparente, l'importante è che sia riflettente per il segnale che arriva. Alcune parabole sono fatte anche trasparenti. E questa piccola rugosità cosa fa sì? Fa sì che i vostri raggi si riflettono abbastanza bene, però con un'incertezza di un decimo di millimetro, ok?
Che succede? Non succede niente, perché l'LNP ha una superficie di qualche centimetro quadrato, quindi se i segnali, invece di essere concentrati in un punto preciso, sono dispersi in una piccola area di un centimetro quadrato, non succede niente, quello lo acchiappa tutti, li riceve tutti, e quindi può elaborare il segnale e può trasmettere la trasmissione televisiva. Quando invece parliamo di dei raggi del sole, i raggi del sole stanno nel visibile. Beh, non solo nel visibile, ci sta anche l'infrarosso, però comunque più o meno stiamo parlando di, ora non ricordo esattamente quale sia la frequenza, ma è sicuramente molto molto più alta. Molto molto più alta, se mi ricordo bene stiamo parlando di meno di un micron di lunghezza d'onda, cioè da 500 a 1000 nanometri, qualcosa del genere, a seconda della lunghezza, della fascia di lunghezza d'onda, voi vedete giallo, rosso, verde. Allora, se parliamo di questo tipo di lunghezza d'onda, cioè meno di un micron, un micron è un millesimo di millimetro, a quel punto che succede? La rugosità di un decimo di millimetro, allora voi avete una lunghezza d'onda che fa così. A fronte di questa lunghezza d'onda voi avete che adesso il profilo della vostra parabola vi appare così, cioè questo è un centesimo di questo, di queste creste e di queste valli. Allora che cosa succede? Che quando va a sbattere qua, sbatte, sbatte, sbatte e va a finire in una direzione a caso. È chiaro? Perché riesce a entrare qua in mezzo. Questa non ci riesce a entrare qua in mezzo. Se invece vi arriva una cosa che ha una lunghezza d'onda molto più elevata, che cosa succede? Che questo lo percepisce come liscio, quindi viene riflesso completamente. Chiaro? Quindi in questo caso, essendo questa lunghezza d'onda molto più piccola, la parabola diffonde scatters, no? Diffonde in direzione a caso i raggi del sole, quindi praticamente la vostra parabola, cioè andate a mettere la mano sopra, è sì calda perché ci va il sole sopra, ma non più calda di, diciamo, e l'LNP non è più caldo della parabola. L'LNP è tanto caldo quanto la parabola, ok? Quindi semplicemente per la luce incidente, ma non è che la luce riflessa dalla parabola si vada a concentrare sull'LNP, questo non succede. È una questione di lunghezza d'onda, non c'entra niente. Diciamo, per la forma geometrica sembrerebbe che debba essere così, ma non è così. Ok, questo per qualche applicazione pratica. Adesso andiamo, finita questa parte qua, che purtroppo non abbiamo, questa settimana dobbiamo finire la parte di geometria, quindi non abbiamo più tempo a disposizione. Professore, scusi. Sì. La sezione di paraboloide, sì, riflette il raggio sempre perpendicolarmente o... Allora, lo riflette, praticamente quello che sto dicendo è che quando la lunghezza d'onda è molto più alta della rugosità, praticamente lo riflette perpendicolarmente. Quando invece la rugosità è molto più grande della lunghezza d'onda, no, perché che cosa succede? Se tu c'hai una rugosità che fa così e tu c'hai una lunghezza d'onda che praticamente non la vedi rispetto a questa, vedi, sta rifletta a caso, perché qua sbatti più volte e poi esci fuori con una direzione che... Perché, capito, il fatto che la rugosità faccia così, praticamente fa sì che il piano tangente a quella superficie sia completamente orientato in una maniera diversa. Invece, se, diciamo, la lunghezza d'onda è enorme al contrario rispetto a questa cosa, questo non lo vede proprio, lo percepisce come se fosse liscio. Tu certe volte vedi delle superfici lisce e c'è una riflessione a specchio, però se tu le andassi a ingrandire vedresti che in realtà sono fatte così, eppure riflettono in maniera però dipende appunto. Quando riflettono i raggi del sole sono veramente lisce, cioè la rugosità è veramente minima, perché se no diffonderebbero la luce solare. Esattamente questo.
il motivo? Dipende. Ok, allora, detto questo, se noi adesso andiamo a prendere un'equazione, andiamo a vedere cosa fare per classificarla, cosa fare per girarla. Allora, facciamo prima il caso di una iperbole. Allora, per esempio, prendiamo 3x quadro più 4xy. Più y quadro meno 6x più 2y. Vediamo un po'. Più 3 uguale a 0. Allora, per prima cosa andiamo a farci la matrice. La matrice qual è? La matrice 3, 2, 2, 1, poi meno 3, meno 3, 1, 1, 3. Questa è la mia matrice. Vabbè, moltiplicare xy1 uguale a 0. Questa si chiama matrice associata alla prima. Ok? Allora, come vi ho detto prima, quello che mi interessa è questa matrice 2x2 qua. Allora, se questa matrice è 2x2, andiamo a fare calcolarne gli autovalori, i due autovalori. Abbiamo lambda meno 3 per lambda meno 1 meno 4 uguale a 0. Quindi lambda quadro meno 3 lambda meno 1 uguale a 0. Quindi lambda uguale 3 meno più la radice di 5, no, di, non di 5, di 13 fratto 2. 9 più 4 fa 13. Come vedete, i due autovalori, 3 meno radical 13 fratto a 3 meno radice di 13 mezzi è minore di 0, l'altro invece è positivo. Ok? Che vuol dire? Che ne pensi? I due autovalori sono di segno opposto. Ora, capire che gli autovalori siano di segno opposto, in realtà non c'è bisogno neanche, quindi quello che vi sto per dire, siccome non calcola gli autovalori ma ne controlla solo il segno, può essere usato per fare che cosa? Per controllare. Cioè, a te ti vengono due, per esempio, sbagliavo a scrivere, poi scrivevo la radice di 5, mi venivano tutti e due positivi, guardavo questo, dico non può essere. Perché non può essere? Perché? Allora, noi già sappiamo che tutti gli autovalori sono reali. Perché? Perché la matrice è simmetrica. Allora, come sono fatti? Come è fatta una matrice, cioè come è fatto un polinomio caratteristico che ha solo radici positive o tutte radici negative? Allora, per esempio, prendiamo questa matrice qua, 3, 2, 2, e qua ci mettiamo 7. Allora, stavolta c'ho il polinomio caratteristico, fa lambda meno 3 per lambda meno 7 meno 4, mi farà lambda quadro meno 10 lambda più 17. Questo c'ha tutte e due le radici positive. Come si fa a riconoscere? I segni sono alterni. Vedete? Più, meno, più. La cosa è molto facile. Se voi prendete un polinomio P di lambda che già sapete che ha tutte le radici reali, per esempio, io adesso, se scrivo un polinomio a caso,
non sono sicuro che tutte le radici siano radici, posso stare pure radici complesse, no? Che ne so, per essere sicuro che sia un poligono con tutte le radici reali, devo scrivere il determinante di un poligono caratteristico di una matrice simmetrica. Però fate conto che sia il poligono caratteristico di una matrice simmetrica, non sono certo di questo. Ma se fosse fatto così, meno 7x, allora, meno 7x cubo, meno 5x quadro, più meno 2x, meno 1, secondo voi questo polinomio qua, anche, mettiamoci anche tutti più, tanto non cambia niente, che radici può avere? Se ci metto 0 fa 1, se ci metto un numero positivo, a maggior ragione è maggiore di 1, perché è tutta roba positiva. Quindi, se fossi sicuro che tutte le radici sono reali, queste radici come dovrebbero essere? Non possono essere, non può essere 0, non può essere positiva, devono essere per forza tutte negative. Quindi, quando un polinomio ha coefficienti costanti e sappiamo che tutte le radici sono reali, le radici sono tutte negative. È ovvio. Allora, che succede? Adesso, scusate, qua lambda era lambda, qua. Lambda quadro, qua lambda. Se adesso io al posto di lambda ci metto meno lambda, che succede al polinomio? Che succede? Cambia segno, ma non tutti. Quali cambiano segno? Quelli di grado dispari, perché meno lambda elevato al quadrato, lambda quadro è la stessa cosa. Invece meno lambda cubo è uguale a meno lambda cubo. Meno lambda è uguale a meno lambda. Quindi che succede? Questo ha radici negative, ma se io cambio segno a lambda, le radici da negative diventano positive. Quindi che succede? Quando un polinomio di cui sappiamo che tutte le radici sono reali, oppure mettiamolo così, questo polinomio se ha una radice reale è negativa, questo polinomio se ha una radice reale è positivo, perché se quello era negativo, questo qua c'ha meno lambda che è positivo. Tutte le radici reali di questo polinomio sono negative, tutte le radici reali di questo polinomio sono positive. È chiaro? Quindi, per capire il segno delle radici reali basta guardare il polinomio in faccia. Se i segni dei vari gradi sono tutti costanti, sono tutti maggiori o uguali di 0, però l'importante è che anche l'ultimo deve essere maggiore o stretto di 0, se no c'è la radice 0, no? Qua se non c'è lambda non fa niente, le radici sono sempre tutte negative. Se i segni sono tutti positivi e qualcuno è nullo, oppure tutti negativi e qualcuno è nullo, ma non l'ultimo, allora le radici sono tutte negative. Se invece i segni sono alterni, le radici sono tutte positive. Quindi, i polinomi che hanno segni costanti hanno radici tutte negative. I polinomi che hanno segni alterni hanno le radici tutte positive. Questo ce l'ha costanti? No. Ce l'ha alterni? No. E allora che, come siamo rimasti? Ce l'ha 0? No, perché se ci avesse la radice 0, la costante doveva fare 0. Quindi questo qua ha due radici. Sappiamo che sono due radici reali, perché è il polinomio caratteristico di una matrice simmetrica. Non sono tutte e due negative. Non sono tutte e due positive. Che ci è rimasto? Una positiva e una negativa. Quindi è facilissimo, questo non vale solo per le matrici 2x2, vale anche per le matrici 20x20. Scrivete il polinomio caratteristico. Se i segni sono tutti costanti, le radici sono negative. Se i segni sono tutti alterni, le radici sono positive. Se i segni non sono né costanti né alterni, ci stanno sia radici positive che radici negative. Fine. Per sapere se c'è la radice 0, quella è facile, perché cosa succede? Questo qua poteva avere tre radici, se qua non c'erano due pezzi, c'aveva la radice 0 con molteplicità 2, se non c'era solo questo, c'aveva la radice 0 con molteplicità 1. Cioè a seconda del grado da cui parte,
Se parte dal grado 0, la radice 0 non c'è. Se parte dal grado 1, la radice 0 c'è e ha moltiplicità 1. Se parte dal grado 2, la radice 0 c'è. Perché nel primo caso non potete mettere in evidenza niente, nel secondo caso potete mettere in evidenza lambda, nel terzo caso lambda quadro, lambda cubo. Allora, quello che mette in evidenza lambda, lambda quadro, lambda cubo è esattamente la radice 0 con molteplicità pari a quello che potete mettere, nel grado che potete mettere in evidenza. È chiaro? Quindi il tutto fino a mo è facile. Oltretutto questo ci conferma che dovremmo aver fatto bene, perché effettivamente a noi viene una radice negativa e una radice positiva. Allora, se una radice negativa, un autovalore negativo, un autovalore positivo, vuol dire che si tratta di un'iperbole. Allora, prima cosa, per un'iperbole deve avere un centro. L'iperbole c'ha due asintodi e gli asintodi si vanno in... Cos'è il centro dell'iperbole? L'iperbole ha due assi di simmetria. L'iperbole ha due assi di simmetria. Uno perché ogni ramo è simmetrico rispetto all'asse. E un altro perché i due rami sono simmetrici rispetto a un altro asse che è ortogonale a quello di prima. Chi sono questi assi? Esattamente le direzioni degli autovettori relativi a quegli autovettori. Ok? Allora, chi è il centro? Il centro è esattamente dove si vanno a incrociare gli assi di simmetria. Ci passano pure gli asintodi, però... Quindi qua c'avete primo asse di simmetria, secondo asse di simmetria e poi c'avete pure gli asintodi. Gli asintodi non sono le bisettrici, possono essere stretti, possono essere larghi. Iperbole. Ok. Allora, questo centro come si trova? È molto semplice. Io vado a fare questa sostituzione. La mia x, voglio cambiare variabile nel piano. Allora, pongo uguale a u più m. E pongo y uguale a v più m, n. M e n saranno le coordinate del centro. Andiamo a sostituire... Allora, qua mi scrivo gli autovalori. Lambda 1 uguale 3 meno radical 13. Mezzi, lambda 2 uguale 3 più radical 13 mezzi. Adesso cancello e mi vado a calcolare il centro. Allora, cosa vado a fare? Vado a sostituire. Allora, cosa mi viene? 3 per u più m al quadrato più 4 u più m per u più n più v più n al quadrato meno 6 u più m più 2 v più n più 3 uguale a 0. Allora, cosa mi interessa di tutto ciò? Mi interessano i termini di grado 1 nella U e nella V. Allora, per esempio, qua mi viene 2mu per 3 quanto fa? 6mu. Poi qua mi viene 4NU vedete? Questo è un termine di grado 1 nella U, 4NU. Poi qua c'ho meno 6U. Solo questo, solo questi tre pezzetti qua li voglio uguagliare a 0. Cioè, lo impongo io che faccia 0, eh? Non è che...
La stessa cosa voglio fare con la V. Allora vedete, qua c'avete 2NV. Qua c'avete 2NV. Poi c'avete 4NU. Scusate, 4MV. Più 2NV. Poi c'avete più 2V. Uguale a 0. Allora, io voglio che questo faccia 0 per ogni scelta di U e di V. Ma se allora, se fa 0 per ogni U e per ogni V, per la U, quando U diversa da 0, qua posso dividere. Allora, sopra divido per 2U e quindi rimango con l'equazione 3M più 2N meno 3 uguale a 0. E sotto rimango con l'equazione 2m divido per 2v più n più 1 uguale a 0. Adesso cosa faccio? Faccio questa meno il doppio di questa, anzi il doppio di questa meno questa, così viene m, 2n meno 2n se ne va, questa, il doppio di questa meno questa fa più 5 uguale a 0, quindi viene m uguale meno 5. Vado a sostituire ed m viene meno 10 più 1 fa meno 9, n viene uguale a 9. Vediamo un po', meno 15 più 18 meno 3 fa 0, meno 10 più 9 più 1 fa 0. Quindi che vuol dire? Se ho fatto bene i conti, riscrivo qua x uguale u più m, y uguale u più m, anzi, riscrivo direttamente x uguale u, m abbiamo detto, meno 5, y uguale u più 9. Proviamo a mettere meno 5. Meno 5 più 9 più 9 meno 5 più 9. Adesso andiamo a sviluppare e vediamo che succede. Allora qua mi viene 3 u quadro meno 30u più 25 più facciamo i passaggi, se no poi ci confondiamo. 3 u quadro meno 10u più 25 più 4 che moltiplica uv meno 5v più 9u meno 45 più v quadro più 18v più 81 meno 6u più 30 più 2v più 18 più 3, fatemi fare la somma, scrivo 21 uguale a 0. Adesso andiamo a scrivere 3 uguale meno 30u più 75 più 4v meno 20v più 36u meno 180 più v quadro più 18v più 81 meno 6u più 30 più 2v più 21 uguale a 0. Adesso vediamo un po' se abbiamo fatto bene i conti. 3u quadro più 4v più v quadro, i termini di grado 2 sono cambiati? No, non cambiano per nulla. Adesso vediamo i termini con la U. Meno 30 più 36 meno 6 se ne va. Perché?
è perché l'ho imposto prima, no? Tutta la roba che moltiplicava u doveva fare 0. Andiamo a vedere con la v. Meno 20 più 18 più 2. Ah, pure se ne manca. Allora, che rimane? Rimangono solo i termini noti. E quanti sono i termini noti? Allora, qua abbiamo i termini noti. Devono essere 6. 5 perché 2 avevo fatto 18 più 3. Allora, qua abbiamo più 75 meno 180 fa meno 105. Più 81 fa meno 24 e so 3, più 30 fa 6, più 21 fa più 27. Se ho fatto bene adesso, come si fa a controllare se uno ha fatto bene? Allora, uno si deve prendere un punto, questa conica per dove passava? Allora, questa conica io dico che passava per il punto 1, 0. A questo punto qua appartiene alla conica che chiamo C. Perché? Se ci vado a mettere 1, 0, allora qua viene 1 più 0 più 0 meno, scusate, 3 più 0 più 0 meno 6 più 0 più 3 che fa 0. Per trovare un punto per cui passa la conica, mettete una delle, siccome quella passa per tanti punti, mettete una delle due variabili, andate a vedere l'intersezione con gli assi, per esempio mettete y uguale a 0. Allora, se metto y uguale a 0 mi viene 3x quadro meno 6x più 3. Beh, per questa, per, se ci metto x uguale a 1 ci passa. Quindi per 1, 0 ci passa. Ora, che succede? Se x è uguale a 1, quanto deve fare u? Deve fare 6. Se y è uguale a 0, quanto deve fare Q? Deve fare meno 9. Allora, nelle coordinate V, 6 meno 9 devono appartenere a questa conica qua, che è la stessa di prima, se abbiamo semplicemente traslato, no? Allora, andiamo a vedere. Mettiamoci una cosa che si capisce che sia una C e non chissà che cosa. Ok. Allora, se io ci metto 6 e meno 9, qua mi viene 3 per 18 fa 3 per 36 fa 108, 6 per meno 9 fa meno 54, quindi qua viene meno 216, più 81, più 27, meno 108 più 81 più 27 fa 0. Quindi effettivamente ci passa. Chiaro? Cioè io cosa ho fatto? Questa passava per un punto. Allora, 5 meno 9, anzi meno 5, 9, dove sta? Meno 5, 9 sta qua. Allora, vedete che vedete che il punto che aveva coordinate 1, 0, la conica passava per questo punto qua. Questo è il piano XY e questo è il piano V. Semplicemente sono stati cambiate le coordinate. Invece di avere l'origine nell'origine, l'ho messa nel punto che in coordinate XY è meno 5, 9. Allora vedete che questo punto qua adesso che coordinate ha? 6 meno 9. È lo stesso punto di prima, questo era un punto dell'iperbole. Ok? Nel piano di prima, avendo spostato l'origine, come abbiamo spostato? Abbiamo fatto semplicemente una traslazione, sono state spostate l'asse x di meno 5 e l'asse y di meno 5, l'asse x è stato alzato di 9. Ok? Va bene. Ok. Quindi fino a qui dovremmo aver fatto tutto bene. Adesso però non sappiamo ancora come è fatta la nostra conica.
ci serve sapere gli assi, ok? Allora, io cosa faccio? Questi conti non mi servono più, questi erano i... finiamo l'iperbole e poi ci voglio ancora 10 minuti per finire l'iperbole. Allora, l'equazione nuova era 3u quadro più 4v più y quadro più 27 più u quadro più 27 uguale a 0. Questa è semplicemente una traslazione. Adesso nel piano V com'è fatta la nuova matrice? Vedete che nel piano V la matrice è cambiata, è molto più semplice e abbiamo in un colpo solo con una traslazione abbiamo annullato questi quattro elementi qua. Questo perché? Perché la conica è dotata di centro, quando io mi metto nel centro traslo automaticamente tutta la roba di primo grado. Chiaro? Ok. Adesso quindi m uguale a meno 5, n uguale a 9, ce l'ho scritto qua, tutto il resto possiamo cancellare. Adesso cosa vogliamo fare? Vogliamo andare a trovare gli assi della nostra conica. Per trovare gli assi della nostra conica, cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo andare a trovare gli autovettori di questa matrice qua. Allora, troviamo il primo. Qua mi deve venire 3 meno radical 13 mezzi AB, cioè mi deve venire 3A più 2B uguale, facciamo, moltipliamo tutto per 2, quindi 6A più 4B uguale 3 meno radical 13 A, poi 4A più 2b uguale 3 meno radical 13 b, cioè 4b uguale meno 3 meno radical 13 a, portando meno 6a a destra, e poi 4a uguale 4a uguale, vediamo un po' se ho sbagliato qualche cosa, sei a più 4b e 4a più 2b, sì, perché questo è 4a uguale 1 meno radical 13. Ah no, questa era meno 3. No, no, era 3. Era... ok. Qualcosa ho sbagliato. Allora, andiamo a rifarci... Allora avevamo lambda meno 3 per lambda più 1 che faceva lambda quadro meno 4, qua era 1, quindi era lambda quadro meno 4 lambda meno 1 uguale a 0. Sbagliato a calcolare il problema caratteristico. Qua c'era 1, sì? Sì. Ok. Ve lo rifaccio tutto per bene. Lambda meno 3 per lambda meno 1 meno 4 uguale a 0, quindi qua veniva lambda quadro meno 4 lambda, mi sono scordato un lambda, meno 1 uguale a 0, quindi stavolta lambda chi è? Non è 3, è 2 meno più la radice di 5.
2 meno radice di 5, 2 più radice di 5, applicando la virgola. Mi sono dimenticato là. Come vedete, se uno, allora, questa cosa dimostra? Dimostra che non è possibile fare errori, cioè è possibile, però il errore lo fai, poi lo trovi e lo correggi. Adesso andiamo a vedere, quando qua ci metto 2 meno radice di 5. Adesso abbiamo, quindi questo sistema qua era sbagliato, qua mi viene 3a più 2b uguale 2 meno radical 5 per a, poi 2a più b uguale 2 meno radice di 5 per b. Quindi sopra mi viene 2b uguale meno 1 meno radice di 5 per a, e sotto mi viene 2a uguale 1 meno radice di 5 per b. Adesso fate il prodotto a sinistra e a destra, qua vi viene 4ab, e qua vi viene 1 più radical 5 per 1 meno radical 5 fa meno 4. Questo è cambiato di segno, quindi viene più 4ab, e quindi stavolta siete sicuri che stavolta è bene. Siccome non mi veniva il prodotto giusto, perché nel momento in cui fosse andato a fare il prodotto prima rimanevano i radical 13, quindi non se ne andavano, mi sono accorto che avevo fatto un errore, no? Quindi perché non me ne ero accorto prima? Perché purtroppo l'errore non aveva cambiato segno. Effettivamente anche questi sono uno positivo e uno negativo, quindi non me ne sono accorto prima. Ok, ora che significa? Significa che un autovettore, chi è? Mettiamo V1, chi è? Allora, prendiamo A uguale a meno 1 e B come lo prendiamo? Sarà 1 più radice di 5. Questo è un autovettore. Perché? Mezzi. Vabbè, anche se non ci metto mezzi qua, perché... qua è mezzo, qua meno b, che b uguale a mezzi per... perché lo prendete da qua, questa equazione non è altro che un multiplo della prima, quindi è inutile sfruttare la seconda perché è la stessa della prima. Oh, però se questo autovettore lo vogliamo rendere di lunghezza 1, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare V1 uguale 1 sulla radice, dobbiamo fare il quadrato di questo più il quadrato di questo, il quadrato di questo fa 4 più 5 più 1 che fa 10 più 2 radical 5, e poi ci sta il doppio prodotto di questo con questo. Allora, questo qua è un autovettore di lunghezza 1, quindi è ortonormale. Allora, nel momento in cui la B è uguale a questo, cioè questo vettore cosa, su quale retta sta? Sulla retta Y uguale meno 1 meno radical 5, anzi meno 1 più radical 5 mezzi X, anzi V uguale meno 1 più radical 5 mezzi 1, perché questa era la seconda coordinata, questa era la prima coordinata. Ora, questo coefficiente come è messo? Radical 5 è circa 2,23, meno 3,23 fratto 2 meno 1 è 8, che significa che il primo asse, allora, x e y dimenticatevi perché tanto è solo una traslazione, ci impediscono soltanto di vedere le cose chiaramente. Allora, mettiamo il piano V, tanto nel momento che volete recuperare x e y e andate a disegnare, sono semplicemente due assi paralleli a questi e fate la traslazione. Allora, nel piano UV, qua è il primo asse, y uguale circa meno 1,8u, cioè V uguale circa meno 1,8u, cioè un asse più o meno fatto così,
il secondo asse come sarà messo? Beh, lo sappiamo, il secondo vettore V2 senza perdere tempo, chi è V2? È ortogonale a quello, quindi sarà 1 su radice di 10 più 2 radica al 5 che moltiplica 1 più radica al 5, 2. Mi scambio e cambio di segno. Guardate che ho cambiato di segno a quello che sarà sulla diagonale quando lo metto insieme a questo. Ok? Il secondo asse sarà qua. Sarà perpendicolare, sarà più o meno fatto così. Ora, no, non è tanto ortogonale, non può essere più. Mo più o meno. A occhio, sono qua, qua è quasi ortogonale. Ok, più o meno. Allora, questi sono i due assi. Adesso però vorremmo andare a determinare anche gli asintoti. Come si fanno a trovare gli asintoti? Gli asintoti, per trovarli, si prende questa equazione qui e si va a studiare quest'altra equazione qui. 3u quadro più 4uv più v quadro uguale a 0. Questa è l'equazione degli asintoti. Cioè si toglie il termine noto. Allora divido tutto per u quadro e qua scrivo v fratto u al quadrato più 4v fratto u più 3 uguale a 0. Allora questa qua, se ci fate caso, è un'equazione di grado 2 nella variabile v fratto u. Questa la chiamate mu, mu quadro più 4 mu più 3 uguale a 0. Quindi quanto fa v fratto u? V fratto u fa meno 2 meno più la radice di questo al quadrato meno ac, quindi esattamente viene 1, quindi meno 2 meno più 1. Quindi viene meno 3 e meno 1. Quindi v fratto u viene v uguale meno 3u e v uguale meno 1. Allora, se ci fate caso, v uguale meno 3u, v uguale meno 3u, stiamo parlando di una cosa così, v uguale meno u, stiamo parlando della bisettrice del secondo e quarto quadrato. Come vedete, gli asintoti tra di loro non sono per niente ortogonali. Ora però, sempre se ho fatto bene i conti, sì, qua io ci metto meno 1, 1 meno 4 più 3 fa 0, se ci metto meno 3, 9 meno 12 più 3 fa 0. È giusto. Le soluzioni sono. Ora, com'è fatta la mia. Ricordatevi che la mia. Iperbole nella UV passava per 6 meno 9. 6 meno 9 dove sta? 6 meno 9 sta qua sotto, che vuol dire che la mia iperbole farà più o meno così. Farà più o meno così. Ah,
Allora, vediamo un po'. Se io l'iperbola deve essere fatta in maniera tale che questo sia un asse di simmetria. Ok? E anche qua deve essere fatto in maniera tale. Vabbè. E poi anche, insomma, fare la figura non è facilissimo perché questo segmento dovrebbe essere uguale a questo. Ok? E dipende da se le pendenze non sono esatte, io ho fatto approssimare, ma insomma non è facile fare la figura. Con un computer verrebbe molto meglio. Ok, allora andiamo a vedere. Andiamo a vedere se io nel piano UV, guardate che se io metto U uguale a 0, viene V quadro più 27 uguale a 0. Ci sono soluzioni sull'asse V? No. Se metto U uguale a 0 viene, se metto V uguale a 0 mi viene 3 uguale più 27 uguale a 0. Ci sono soluzioni sull'asse U? No. Questo mi conferma che la mia iperbola sta in questa zona qua. Vedete gli asintoti? Gli asintoti spaccano il piano in due zone. O l'iperbola sta qua, o l'iperbola sta qua. C'hanno gli stessi assi, eh? Però se fosse dall'altra parte, dovrebbe passare, dovrebbe intersecare l'asse U. Siccome non interseca l'asse U, né l'asse U né l'asse V, perché effettivamente questa striscetta, questo angolo qua non interseca né l'asse U né l'asse V, effettivamente l'iperbola sta là. Quindi più o meno la figura l'abbiamo fatta. L'iperbola è fatta così. L'iperbola originale nel piano XY, semplicemente dovete traslare, riprendere gli assi originali e quindi sarà un po' più, un po' spostata, traslata rispetto a questa. Ma per il resto abbiamo fatto la figura, abbiamo scritto gli asintoti, abbiamo trovato il centro, abbiamo trovato gli assi e abbiamo trovato più o meno come è fatto. Che ci rimane da fare? Ci rimane da fare solo questo, che abbiamo finito. Adesso andiamo a scrivere la matrice. Adesso andiamo a scrivere la matrice M. Chi è la matrice M? La matrice M è la matrice V1, V2, 0, 0, 0, 0, 1. Quindi prendete questi due. Prendete questi due vettori qua. Allora, questa qua è uguale alla propria trasposta che è uguale alla propria inversa. Perché è uguale alla propria inversa? Perché è una matrice ortonormale. Perché la trasposta è uguale all'inversa? Perché è una matrice ortonormale. Perché la trasposta è uguale a lei? È perché quando ho fatto la matrice ortonormale ho avuto la cura di prenderla simmetrica. Ora, che cosa succede quando vado a fare M trasposto A, questa matrice qua la chiamo A per comodità, non è quella originale perché era stata già traslata, ma comunque AM, che è uguale a M-1 AM, mi verrà qua lambda 1, qua lambda 2, qua 0, qua 0, qua 0, qua 0, qua 0, qua 0 e qua 26. Per quale motivo? L'ho detto che si moltiplicano a blocchi, no? Qua il blocco, questa matrice immersa per la matrice in alto a sinistra M, mi deve dare i due autovalori, perché quella matrice è stata fatta in una matrice di autovettori relativa ai due autovalori. Esattamente lambda 1, perché ho messo prima. Se scambio V1 e V2, che succede? Si scambiano lambda 1 e lambda 2. Qua c'era 1, 1 per 1 per 27 fa 27, quindi questo 27 non mi ha toccato. Ok? Questo a che cosa corrisponde? Corrisponde a un cambiamento di variabile. Allora abbiamo Xi eta
uguale m uv. Ma è la stessa cosa se fate uv uguale m si e. Cioè, se andate, io l'ho scritto come prodotto matriciale, però se sostituite la matrice e fate il prodotto matriciale, questo significa xi uguale a una combinazione lineare di u e v, e non è una combinazione lineare di u e v. Qua avere, in verità qua avrebbe m a meno 1, ma m a meno 1 è uguale a m trasposto, che è uguale a m, quindi qua è m si e. Cioè, se vado a fare questo cambiamento di variabile e vado a sostituire qua dentro, non lo faccio perché diciamo, lo potete fare voi per esercizio, questo qua, almeno questo potete fare. Che succede? Termine misto, questo qua di grado 2 ma misto, sparisce, quindi vi verrà nelle variabili x e z, vi verrà lambda 1 x quadro più lambda 2 eta 4 più 27 uguale a 0. È l'equazione canonica di un'iperbole questa? È certo che sì. Dividete per 27 e che cos'è? Xi quadro è moltiplicato per lambda 1 che è negativo, eta quadro è moltiplicato per lambda 2 che è positivo, più 1 uguale a 0. Quindi è esattamente l'equazione di una iperbole canonica. Questo a cosa corrisponde? Se vi ricordate, questa era una matrice di rotazione, anzi rotazione più ribaltamento, perché avendola presa in questo modo la determinante è uguale a meno 1. Allora cosa significa? Significa che stiamo girando questa per metterla, vi dico subito, nel momento in cui l'avete messa in quel modo, l'intersezione ce l'avete lungo l'asse xi, quindi se i nuovi assi sono, se la variabile xi ed eta sono messe così, questa qua l'avete girata in maniera da metterla orizzontale. Dopo che l'avete girata avete fatto un ribaltamento, però quando andate a fare il ribaltamento non si vede, perché o lo fate sull'asse eta o lo fate sull'asse xi, non succede niente, perché la figura ha simmetria sia su un asse che sull'altro asse, ok? Quindi semplicemente il disegno di questa non è altro che il ruotato del disegno di questa. Però questo disegno qua l'ho fatto molto approssimativamente perché è poco significativo, quello significativo era questo qua, prima della rotazione. Dopo, qua siamo, non stiamo altro che applicando la teoria, stiamo dicendo che se la giro è un'iperbole, se la giro mi diventa un'iperbole. Allora, quello che dovete fare voi e farvi questa moltiplicazione, questa qua, cominciate a prendere la matrice 2x2, quella chiamata la n, fate n trasposto per questa, per n, e andate a vedere che vi viene effettivamente in diagonale. Lo fate una volta, al compito non lo fate. Perché? Perché già sapete che viene fuori, no? Se io già so che viene fuori, cioè, quando io vado a fare questo prodotto, deve venire questo. Una volta lo faccio per, a casa, con calma, ho il tempo, lo faccio per controllare che quello che ho detto è vero. Ma al compito c'è bisogno di farlo? No, lambda 1 ce l'ha, ce lo scrivi, lambda 2 ce l'ha, ce lo scrivi, il numero che stava sotto qua rimane qua, qua è il problema. Chiaro? Quindi la teoria ci aiuta a non fare veramente questa moltiplicazione, che già sappiamo il risultato che deve venire fuori. Ok? Allora direi che ci è voluto più tempo del previsto. Allora per oggi ho fatto una tirata, chiudiamo qua. Domani facciamo un esercizio con l'ellisse che è molto simile, tranne il fatto che non dovete fare gli asintoti.